Ciao ragazzi, eccoci di nuovo su Elite Dangerous. Andiamo a completare quello che è la guida base della nostra nave, di quello che vediamo all'interno della nave, di come si utilizza poi la nostra nave. Allora, il video scorso abbiamo visto tutto quello che vedete in questo momento, abbiamo analizzato tutto quello che vedete. Ok, adesso andiamo a vedere invece tutti i menu laterali, gli daremo un nome, andiamo a vedere ogni singola tabella che cosa fa. Naturalmente facciamo un percorso molto veloce perché sono tantissime le informazioni. Vi do, diciamo, un'infarinata generale su quello che trovate sui singoli menu. Se poi vi interessa approfondire qualcosa, magari ve lo scrivete, vi faccio uno apposito, un video apposito solo su un determinato menu. Tanto con tutti i video che farò su Elite Dangerous sono intenzionato a fare, sicuramente poi verrà affrontato più nel dettaglio ogni singola attività che si può fare sul nostro spazio, quindi magari è relativo, quindi pannello, relative funzioni da utilizzare. Allora, partiamo subito. Partiamo da sinistra, Navigation Panel. Allora, questo è composto da quattro pannelli, voi in realtà adesso ne avete tre attivi, che sono Navigation, Transaction e Contacts. In realtà c'è anche Target. Si attiva quando? Quando voi targettate semplicemente una nave, si attiva la target che è, non è nient'altro che quello che abbiamo visto l'altra volta, che vedete in basso a sinistra, quando utilizzate questa modalità, in basso a sinistra avrete il vostro target con le informazioni. Qui ce l'avrete riportate nel dettaglio. Allora, cosa vi fa vedere? Cominciamo da navigation. Abbiamo il sistema. Ok. Se avete attiva, vedete, no route set, se avete attiva la route, vi dirà che il prossimo sistema, il prossimo jump da fare sarà su il nome, che trovate anche naturalmente qua sotto. Allora, cosa abbiamo qui? Oltre a questo abbiamo i filtri, che potete dire, che ne so, voglio vedere solo le station. E quindi voi quando entrate su un sistema vi farà vedere solo le station, vi toglie automaticamente tutto il resto. All'inizio non serve attivarlo, almeno che non andate proprio a cercare una cosa specifica o mining, lasciatelo, tanto comunque è un secondo, cioè sfogliarlo è veramente un secondo, cioè non è che dici trovate quel sistema con 200 corpi all'interno, dici oddio adesso per trovarlo chissà quanto ci metto. Galaxy Map. E System Map, qual è la differenza? Galaxy Map è tutta la mappa dell'universo. Naturalmente farò un video a parte su questo, quindi vi dico solo cosa fa. System Map è invece il dettaglio del nostro sistema, cioè vi farà vedere a partire dal Sole, lo prende come punto di origine, tutti quanti i pianeti che ci sono vicino e eventuali corpi orbitanti intorno al pianeta, come possono essere station o comunque all'interno del pianeta, quindi station. Detriti, asteroidi, cazzi e mazzi, insomma. Ok, tornando a noi. Su location non è fisso, questi nomi non sono fissi, quindi non è che potete dire a un vostro amico o oh, ci vediamo alla terza posizione. No, gli dovete dire il nome. Perché? Perché questo qua, tutti questi nomi, in questo momento vedete che sono, ci sono pianeti, ci sono station, ci sono avamposti, ok, vanno in base alla distanza dal vostro, vedete, 542 metri, quindi vi dice dove siete toccati con la cosa, con la punta azzurra, e poi vi dice in base al sistema solare che distanza ci avete dagli altri corpi, vedete che va sempre aumentando. Ok, finiti i corpi del vostro sistema, vedete, vi dà questo simbolino strano, vedete, Glaston, Ambula, LHS, questi qui, questo simbolo significa che è il sistema più vicino a voi, e ve lo mette sempre per vicinanza. Quindi vedete distance sopra, avete 7 light years, 8 light years, 9, 10, bla bla bla. Naturalmente ve ne mette tutti più qualcuno, vedete qui mi dice Exas Mass, nel senso che la mia nave può fare un jump, mi sembra di 14 light years ancora all'inizio, quindi non è che c'è sto grande jump, e vi dice guardate quelli vicini, che però non ci può arrivare per eventuali motivi, ci sono anche questi tre, ve ne dà alcuni. Però non vi ci fa andare, insomma. Oh, tornando a noi, transaction. Allora, qui cosa abbiamo? Primo menu, all transaction, qui ve li fa vedere tutte, sono tutti quanti i miei claim che ho fatto, ok? Gli ultimi, non è che ve li metto proprio tutti. Missioni, se avete in qualche modo attive missioni, eccetera, vi dà un riepilogo. Se avete passeggeri, vi dice chi avete passeggeri e il loro stato. Qui, vabbè, qui sono le claims nel dettaglio, ok.
Fines, se avete delle, chiamiamole multe, insomma, se avete combinato qualcosa, vi mettono una sorta di multa, una sorta di taglia, chiamiamola come vi pare, e qui la trovate, vi dice, guardate che tu c'hai, che ne so, 500 crediti da dare al sistema TOT, quindi vai là, paghi e quando torni lì non hai più rogne con la polizia. Bounties, se avete attive qualche bounty, eccetera, eccetera. Ok, andiamo proprio sul dettaglio, poi magari lo rivediamo quando faremo proprio il Bounty Hunter. Contatti, qui avete, in questo caso io sono entrato un attimo in solo per fare il video, quindi non trovate altri player o altre navi che girano. Vi dice tutte le navi intorno a voi in questo momento. Questo è utile sia quando fate spostamenti che siete in jump, in Super Cruise. Perché comunque date un occhio sempre a chi avete intorno a voi, che vi sta volando intorno, che quando comunque siete in fight, che state entrando su una zona, eccetera, eccetera, potete comunque dare un occhio, oppure state per andare a minare su questi punti, i beacon, c'è sempre un po' qualche stronzo che gira. Date un occhio, lo scannerizzate subito, lo targettate, lo potete targettare direttamente da qua, cioè voi andate sul menu e dice ok, io voglio questo, fammelo vedere dove sta, vi mette il target. Vi dice, come al solito abbiamo visto sul menu della mappa, vi dice dove sta, gironzolate, lo seguite e trovate dove è il target. Perché potrebbe magari servire per una missione cercare una persona in particolare, oppure comunque ne avete una rossa, dite aspetta, fammi vedere chi c'è qui del rosso, fammi stare attento, ok. Rosso, verde, questo qui è naturalmente lo status che avete rispetto a quello. Naturalmente io il Federal Security in questo caso ce l'ho tutto verde, vedete c'è il trattino verde finale. Questo Vulture, Federal Dropship, eccetera, eccetera, sono arancioni nel senso che sono neutri. Rossi, naturalmente, se non sono proprio amichevoli. Saliamo. Communication Panel. Allora, qui abbiamo chat globale. Qui vi chatteranno anche quelli che sono gli NPC. Cioè, se vi mando una comunicazione, la trovate sempre qui. Messaggi. Qui sono sia messaggi privati che vi possono arrivare da altri player. Che messaggio di missioni? Capiterà spesso mentre state facendo una missione che magari vi danno aggiornamento. Vi dice: spesso capita che ne so, che vi dicono: se tu ce la fai a farla entro 10 minuti, io ti do anziché 1000 crediti, 2000. Ok, ve la butto là così, so, per farvi capire, insomma, dopo non mi prendete alla lettera. Oppure può succedere che si attiva un evento, c'è una richiesta d'aiuto. Dice, entrate su una zona, dice aiuto, 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 eccetera, eccetera, datemi una mano perché per il baralla. Ok, lo trovate qui. Vi viene c'è un suono, vedete il numero 1 magari o i numeretti vari che ci sono, andate lì e li leggete. Qui c'è il social, cioè tutti quelli che sono i vostri friend in questo momento attivi, eccetera, eccetera, potete fare le richieste, qui vi darà tutte le persone che avete vicino, potete fare le richieste, eccetera, eccetera, gestire anche la crew, ok. L'history, tutto quello che avete fatto, vedete, mi dice che sono in wing con Rapley HD, che mi ha ucciso Harry Potter, eccetera, eccetera, che ho contattato questi. Ok. Qui quando siete in fleet, qui sono le opzioni, se volete o meno che vi arrivi l'avviso, se volete. Voci, non voci, qui sono le opzioni. Qui dopo vi divertite voi a spiticchiare, nel senso che potete decidere se cambiare il tipo di voce, se togliere il suonino, se vi deve dare l'aller, se non ve lo deve dare, come ve lo deve dare, insomma, vabbè, cavolate. Andiamo al menu di destra. Questo è il System Panel. Allora, questo è, diciamo, uno dei pannelli più utilizzati sono a sinistra e a destra, ragazzi, ve lo dico subito, perché uno, naturalmente, per la navigazione e uno per gestire la nave. Allora, qui sulla home avete tutto quello che è sulla parte sinistra, tutto quello che è il vostro status, in questo caso vedete, vedete il nome mio, con buio, eccetera, eccetera, la vostra foto, i vostri rank, ok? Quanto è il vostro bilancio? 17 milioni, il rebuy cost è quanto vi costa ricomprare la vostra nave nel caso in cui perdete. Poi in realtà va diminuito, aumentato in base a dei fattori che vedremo. Sulla parte destra, Holomy vi fa vedere il vostro personaggio in 3D, cioè vi fa vedere il vostro personaggio com'è, ok, esteticamente. Training vi fa fare tutto quello che è la parte.
di tutorial, se vi rientrate magari dopo un anno o due, dice oddio, com'è che si faceva questa cosa? O hanno aggiunto una cosa nuova, andate qui, ok. Il codex vi fa vedere tutte quelle che sono le informazioni base più tutte le informazioni che voi scoprite man mano che giocate. Cioè, nel senso, sul codex voi avete magari pianeti, ne avete alcuni di base, ok? Poi magari scoprite dei pianeti bonus, cioè dei pianeti che fino a quel momento non avevate mai scannerizzato, quindi li trovate, vengono aggiunti sul codex. Quindi se voi avete, man mano voi andate in giro, fate le cose, eccetera, eccetera, questo codex man mano si ingrandisce sempre di più, riportando sempre più informazioni. Squadrone quando sarete in team, eccetera, eccetera, c'è tutto quello che è il social, le corporation, fleet, eccetera, eccetera. Le news della Galnet, che queste naturalmente varieranno in base a, ci sono quelle globali, ok, che ci sono tutte le varie storie che capitano, che ogni tanto fanno partire, molto carine, eccetera, eccetera, che anche del luogo, perché poi variano in base alle location. Ci può essere un periodo, una zona di guerra, quindi vi dirà che Tizio Caio si è incazzato con quell'altro, quindi. Engineers è tutto quello che è l'ingegnerizzazione, ma la vediamo a parte perché è una cosa, tra virgolette, complessa, va fatta a parte. Tanto all'inizio non vi serve l'ingegnerizzazione, non è una cosa che serve inizialmente, imparate intanto, dopo l'ingegnerizzazione ci arriviamo. Galactic Powers, anche questa, sono tutto, è diciamo una parte di gioco che all'inizio non serve, ok? Diciamo che è un mid game. Galactic Powers è un mid game, c'è cioè tutto quello che è la politica della politica dell'universo, ci sono delle missioni particolari, c'è tutta una storia dietro, insomma, all'inizio non vi serve, ok? Però la vediamo, non è che non la vediamo, però facciamo un video a parte, insomma. Oh, moduli. Qui vi dice tutti i vostri moduli della nave, il loro livello. Che tipo di cosa sono? Quanta energia occupano, utilizzano anzi, della vostra nave? Qual è il loro status e la priorità? Utilissimo, perché vedete ad esempio output, c'ho sotto, c'ho 100% di output, che sarà un tot valore, non ve lo dice, e dice che sto utilizzando il 96% della mia energia. Nel caso di danneggiamenti, di problematiche della nave, eccetera, eccetera, andate a corto di energia oppure volete andare in modalità stealth, eccetera, eccetera. Qui potete decidere se cambiare la priorità. Quindi vi dice anche in caso di mancanza di energia, la priorità va data a questo. Da 3, 2, 1, naturalmente 1 quando cala l'energia ve lo spegne automaticamente, quando andate 3 invece ve la tiene sempre attiva. Finché naturalmente è possibile, certo, se poi non avete più energia, ma vabbè, capita, insomma. E le trovate tutte, ok? Potete anche disattivarle. Fire Grips, qui vi potete inventare, creare tutti quelli che sono i vostri loadout della nave, per quanto riguarda naturalmente le armi. Allora, vedete, ho due loadout fondamentalmente. A, che è quello di Fight, dove io metto sul tasto 1 che sparo contemporaneamente con i due beam laser, sul tasto 2 che sparo contemporaneamente con i multicannon. Naturalmente vi dice nel simbolino dopo beam laser, vedete, è un gimbal. I multicannon sono un fixed, quelli sono i simbolini. Il gimbal sono quei due ovali, il fixed è quel cerchietto con la crocetta tipo mirino. Vi dice che livello sono, quindi ho i due beam laser livello 1 e due multicannon livello 2. Poi che ho fatto un secondo gruppo, e cosa ci ho messo? Ci ho messo un kill warranty scanner che mi serve per aumentare le mie taglie, e il frameshift dry interdictor, perché comunque mi piace fare missioni di bounty hunter, quindi devo andare a cercare molte volte delle persone in giro in super cruise, quindi le devo fare uscire dal super cruise, e quindi mi serve il frameshift. Quindi poi io che faccio? Cambio il mio fire group, cambio il loadout. E io ho attivo sul tasto 1, anziché sparare col beam laser, ho il warranty, e il tasto 2 ci avrò l'interdictor, quindi lo butto fuori, quindi lo scannerizzo e lo butto fuori. Subito dopo che faccio, switcho, metto le armi, utilizzo le armi, ma qui ve ne potete creare quanti cavolo ve ne pare, tanto c'è loadout su, loadout giù, mettiamola facilona. C'è next, previous, fire group. Ci sono i tasti, quindi voi andate prima o dopo. Quindi, no, vabbè, non ve ne create 10 perché sennò non finite più, però insomma, ve ne potete creare quanti ve ne pare. Andiamo avanti. Ship, qui vi dice quelle che sono le opzioni della vostra nave.
Allora, vedete, partendo da sinistra, vi dice le luci sono accese o spente, se il visore notturno è acceso o spento, se il landing gear è acceso, è giù o su, il carrello, il cargo scoop se è aperto o meno, il beacon se è attivo o meno, reboot repair, molte volte vi capita ragazzi che vi parte, vi hanno danneggiato eccetera eccetera, siete in panne, la nave si è spenta, comincia ad andare, non ripartono i motori, provate il reboot. Pigiate reboot, repair, se avete il modulo di repair partirà il repair della nave, quindi aspettate e prima o poi riparte. Se non ce l'avete comunque provate a riavviare la nave, perché magari siete senza motori, state lì col tempo che comincia a partire, perché magari vi hanno bucato lo scafo, quindi parte l'ossigeno, cioè avete 8 minuti di vita e non sapete che fare, dite oddio adesso che faccio, aspetto che muoio. No, provate il reboot, provatelo un paio di volte, capita. Non sempre, ma diciamo capita spesso, che magari vi riparte un motore, vi riparte qualcosina e riuscite comunque a tornare in base a riparare la nave. Che tipo di modalità di fuoco avete? E se siete in silent running, qui è qua, il silent running, come su tutti quelli spaziali, è quando voi praticamente entrate in una modalità invisibile ai radar, cioè dovete essere cercati con l'occhio, a occhio, a vista. Quindi se vi vedono e sono vicini comunque vi possono targettare, comunque vi possono sparare, ma vi devono cercare a vista, non vi trovano sulla mappa, sul radar. Scendiamo su. Queste sono le assistenze al volo. Vi dice questo, tutti gli attivi, vedete c'è tutto on in questo momento. Rotational correction vi consiglio all'inizio di metterlo on, soprattutto per doccare, questo serve perché comunque è simulato il movimento della station rispetto magari a un corpo che quindi sta ruotando a velocità magari anche molto molto alte. Se voi provate a mettere off su qualche station non ve ne accorgete nemmeno perché magari sono ferme lì. Su alcune vedete che non la raggiungete mai perché voi tentate di mirarla e in realtà questa si sposta, quindi voi sarete sempre in coda a sta cavolo di station, non riuscirete mai a pigliarla. Quindi inizialmente vi dico ragazzi, per iniziare lasciate tutto on. Però dopo vi potete divertire. Vedete, c'ho l'autodock perché c'ho anche il modulo, c'ho l'autolaunch perché c'ho il modulo, quindi chi non ce l'ha qui troverà off-off, la rotazione, correzione, eccetera, eccetera, l'hyperspace, the throttle, anche questo potete anche attivarlo o disattivarlo, però magari all'inizio, questo è per l'hyperspace, ci sono dei trucchetti, diciamo, per andare molto veloci, per riuscire a fare dei jump molto lunghi, anche se non si può, insomma, vabbè. Intanto lasciate tutto on, mano a mano, lo vediamo. Poi abbiamo. Vabbè, qui è preferenze, quindi vedete che tipo di mira volete, se leading, eccetera, eccetera. Report crimes, on, off, potete vedere, disattivare pre-flight checks, sono divertentissimi i pre-flight checks. Praticamente vi fa una scaletta e vi dice timone, ruota timone, attiva, schiaccia carrello, tu lo schiacci, attiva luci, tu lo schiacci, provare armi principali, vi fa tipo un check, come se stesse per partire un aereo, no? Vi dice test motori, poi provate, manetta su, manetta giù, voi le provate tutte, mano a mano lui ve le flagga, quando l'avete finito potete partire, potete decollare. Naturalmente lo fa ogni volta il pre-flight check, è divertente, le prime volte divertitevi anche perché così magari vi ricordate anche quali sono i vostri tasti, voi lo fate un paio di volte e dice ok ho capito, i tasti sono quelli, basta, lo disattivate. Qual è la lucentezza? Display, vabbè. L'orbit lines, ad esempio, a me danno fastidio, però, cioè, normalmente danno fastidio, a meno che non devo fare determinate cose, non mi servono. E vi fa vedere quali sono tutte le linee di orbita dei vari. Quella, ad esempio, se voi disattivate alcune cose, vi serviranno le orbit lines. Vabbè, andiamo dopo sul sofisticato, lasciamo perdere per il momento. Inventory, no, l'ho finito, ship, no, c'era l'ultimo, scusate. Statistiche, ok, vabbè. Chi trovate le statistiche della vostra nave. Inventory. Ship cargo, se avete con voi sul cargo scoop avete preso qualcosa. Occhio a prendere oggetti strani, perché se vi scannerizzano all'entrata e avete qualche oggetto strano potreste avere qualche brutto inconveniente all'entrata delle station. Refinery, questo lo vediamo quando faremo quella parte. Materiali, vediamo insieme al refinery, dai, lasciamo perdere. Oh, qui queste sono tutte le informazioni che vanno, tipo quelle che vi ho detto del codex, uguale, voi mano a mano che scannerizzate i nemici, che scannerizzate i materiali che lasciano quando li fate esplodere, eccetera, eccetera, qui vi dà tutte quante le informazioni.
Sintesi lo vediamo insieme a refinery e ingegnerizzazione, ok. E cabina, vabbè, se avete dei passeggeri, eccetera, eccetera, dice quanto sono. Status, allora, mi dice, come siete messi con le varie, aspetta, ho sbagliato, come siete messi con le varie fazioni, ok. Poi, reputazione, ah, queste sono del sistema, attenzione. Reputazione sono le globali, vedete, io ho Confederation Friendly, con Alleanza Zero, con Empire, Pellino, ok. Session log, vabbè, vi dice quanto avete fatto, bilancio, va bene, ce ne frega un cazzo i soldi, permessi, ad esempio io ho il gioco l'ho preso in pre-alpha, in pre-order, insomma, e quindi ho automaticamente il permesso di entrare su Sol, che sarebbe la Terra, ok? Sul sistema solare Sol, sarebbe il nostro sistema solare. E qui ne potete comprare altri, ce ne sono altri a comprare, alcuni che non potete comprare, ce ne sono solo chi ha dei pacchetti speciali, alcuni che si possono comprare in game, e vedrete qui i vostri permessi. Playlist, potete aggiungere musica, eccetera, eccetera, farla partire. Oh, veniamo a noi all'ultimo menu, questo qua in basso. Allora, questo qui vi serve fondamentalmente quando siete in crew, cioè su quelle navi che permettono l'utilizzo della nave da più persone. E qui ci sono i vari ruoli. C'è l'helm, il fighter, il gunner, c'è idle. All'inizio, quando entrate, siete tutti idle, dopo si può switchare. Allora, il possessore della nave è sempre Helm. Tutti quegli altri li potete switchare, poi tu vai a Gunner, tu vai a fare questo, tu vai a fare quell'altro. L'SRV, se avete l'SRV, dovete comprare il modulo per mettere l'SRV, che sarebbe la macchinina per scendere sulla Terra. Dovete, vabbè, avere la DLC pagata, ok, però dopo vi servirà il modulo, c'è cioè un modulo apposta per caricare l'SRV. Io ad esempio su questa nave lo posso mettere, ma in questo momento non l'ho messo perché comunque lo sto utilizzando in questo momento per Bounty Hunter. Crew vi fa vedere tutte le persone con cui siete in questo momento, e Help, ok, cioè avete, vedete qui vi aiuta, vedete Multicrew, vi spiega, ah, l'Helm fa questo, il Gunner fa questo, il fighter fa questo, ok? Qui sull'help avete tutto quello che può essere d'ausilio per fare la multicrew. Allora, ragazzi, io direi che abbiamo dato una bellissima infarinata, abbastanza anche approfondita, di quelli che sono i pannelli, di quello che vi serve all'inizio. Naturalmente, quello che ho saltato, ragazzi, c'è un motivo, perché è importantissimo spiegarlo per bene, perché ci sono. Diciamo che dal mid game in poi, cioè voi adesso state partendo, quindi queste sono le informazioni che vi servono per partire. Imparate, cominciate, andate avanti, eccetera, eccetera. Poi andiamo a vedere mano a mano tutto quello che è il mid game e anche qualcosina più di avanzato. Però ci vuole un video a parte perché va veramente spiegato per bene. Ok? Quindi ragazzi, rimanete sempre collegati, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto immediatamente, condividete i miei video con i vostri amici. Ciao belli e al prossimo video.